Giuliano Pregone alla facoltà. Grazie Presidente, Presidente, Assessore presenti in aula, dirigenti, consiglieri, pubblico, grazie per la presenza. C'è un rumore in sottofondo, io chiederei cortesemente di chiudere. Damiano, si sente il rumore, per favore. Dicevo che al di là della contesa politica e al di là del rinfacciarsi le responsabilità tra gli uni e gli altri, ex maggioranza divenuta opposizione, ex opposizione divenuta maggioranza e quelli che più o meno hanno mantenuto nel tempo una posizione di coerenza, esiste un problema e il problema va risolto. E quindi l'obiettivo di oggi mi pare che sia in maniera condivisa e unanime risolvere il problema. Poi è evidente che sono stati commessi gli errori, io mi assumo la responsabilità di un errore che abbiamo fatto all'inizio, noi abbiamo votato un regolamento probabilmente senza aver letto con attenzione quello che ci stava scritto, abbiamo votato questa cosa e ci assumiamo la responsabilità di un errore commesso e chiediamo scusa per questo alle persone, chiediamo scusa perché abbiamo fatto un errore. Detto questo, ci siamo per favore resi conto dell'errore commesso. Nel tempo abbiamo provato a risolvere questo problema, lo abbiamo provato al di là delle primogeniture e dei protagonismi dei singoli, direi in maniera condivisa, la Presidente Mignolo si è attivata molto in commissione, l'assessore Pinocelli, lo dico dalla posizione di opposizione, ha dato disponibilità nel tempo, io ho presentato anche con la divisione con le parti sociali almeno 4-5 documenti finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo. Non è un atto di merito, è semplicemente un dovere mirato a recuperare un errore fatto, no? Quindi non sto dicendo questo per dire che siamo stati bravi, sto dicendo questo per dire che è il nostro dovere e il nostro senso di responsabilità provare a fornire un errore, a porre una pezza a una risoluzione, a porre una pezza all'errore che abbiamo commesso. Detto questo, quindi il lato politico mi pare che qui si risolva il problema, cioè non è le persone hanno fatto l'errore, si assumono la responsabilità, si risolve il problema in maniera unanime, non ci sono i più bravi e i più ciucci, c'è un consiglio comunale che in maniera unanime e coesa sta provando a costruire una risposta adeguata a un bisogno che le persone hanno manifestato. Rinfacciarsi le responsabilità credo che sia, almeno in questo caso, totalmente inutile. Questo mi pare di poter dire. È evidente uno sfilacciamento, mi pare di poter rilevare, tra l'amministrazione comunale e una parte di dirigenza. Questo sfilacciamento io non sono in grado di dire se è imputabile agli uni o agli altri e non mi interessa cercare responsabili e colpevoli. Per come conosco il dottor Spano, lo conosco come una persona assolutamente seria e garbata e puntuale. È evidente che in questo caso la sua non è stata una collaborazione con il Consiglio e con la Commissione. Se la politica e la maggioranza non è adeguata, cioè non riesce, e non è una ricerca di responsabilità, ma non riesce a costruire una coerenza di intenti con i suoi tecnici, oggettivamente è un problema non solo per la maggioranza ma per la città, e di questo bisogna prendere atto. Cioè il dato che emerge anche attraverso gli interventi di alcuni colleghi, guardo il collega Lomuzio in particolare perché si è reso autore di un intervento molto sostenuto, molto appassionato, ma con dei contenuti significativi, se una maggioranza non riesce sempre a camminare in maniera coerente con la dirigenza, c'è un dato a rilevare, c'è un problema Watson, no? E questa cosa io mi permetto di rilevarla. Detto questo, nel merito della vicenda, mi pare che al di là del rinfacciarsi di responsabilità, grazie anche al contributo e aiuto che i sindacati, vedo presenti, e le parti sociali hanno dato in questi mesi, la risoluzione del problema si avvicini, perché tutti la pensavano alla stessa maniera e quindi risolveremo il problema. Voglio dire, abbiamo due emendamenti, uno l'abbiamo presentato noi, uno l'avete presentato voi, andremo a sintesi e risolveremo il problema. Grazie a tutti.